Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Ho fatto un ordine per la prima volta nel sito AliExpress e aspettavo diverse cosine, ma in realtà mi sono arrivate solamente due cose. Molto probabilmente arriverà oggi. Queste cose che adesso vi mostro sono arrivate ieri pomeriggio e molto probabilmente oggi arriverà il seguito di questo mio ordine, perché infatti nel pacco c'è scritto pacchetto numero 1, quindi evidentemente sono divisi. Quindi non vedo l'ora che mi arriva tutto il resto, anche se molte delle cose che mi devono arrivare sono di mio marito, le ho ordinate a lui, sono cose sue, però ve le faccio vedere lo stesso, alcune cose invece sono mie. Quindi partiamo subito con questi due pacchettini piccolini e poi se arriveranno in giornata, più tardi vi farò vedere il resto. Allora, una cosina che è arrivata in questo piccolo pacchetto è un regalo che ho fatto io a mio marito, un pensierino, ed arriva così. Io ho aperto la confezione esterna, quindi è ben impacchettato. Ed è questa penna, guardate quanto è carina, è tutta colore argento, definita così. Si apre il tappo in questo modo. La penna è a gel nera, scrive benissimo, già l'ho provata, è molto carina, molto elegante. Insomma, e gli ho preso questa penna, cioè anche questo modo di, insomma, flessibile, dove si può mettere sul taschino, insomma, dove si preferisce. Quindi questo è il primo pezzo che è arrivato, che aspettavo. Bene, adesso invece c'è una cosa che ho preso per me in questo pacchetto un po' più grande. Vediamo un po', finché qua ben imballato, in questa confezione esterna, e poi qui internamente c'è quest'altra busta. Allora, una cosa che mi serviva. Qua c'è un'ulteriore bustina protettiva. Ed è questa borsetta, mamma mia, mi piace tantissimo. Modello retro, lo definisce anche così il sito. Ha queste finte cerniere, perché in realtà non si aprono, sono solo per bellezza. Questo piccolo manico è tutta nera, c'era anche di diversi colori, quindi si poteva scegliere di vari colori, proprio tantissima, tantissima scelta. A me serviva nera e l'ho presa nera con queste definizioni color oro. E poi appunto all'apertura così, guardate, si apre così, basta girare, si apre, e all'interno, vabbè, tutto, c'è tutta la carta protettiva, c'è anche la tracollina, proprio la carta che io poi la rimetterò, perché così non assume delle brutte forme. Qui c'è la tracolla, faccio vedere all'interno, eccola qua. È fatto così, ha questo scomparto qui all'interno con questa cerniera, dove si possono mettere le chiavi o il cellulare. Poi ce n'è un'altra qui, un'altra tasca, poi due taschette, una qua e una qua. Diciamo che per le cose indispensabili va bene. Diciamo, è una borsa più che altro da utilizzare la sera, una borsa da sera perché è piccolina, quindi appunto si può utilizzare col suo manico, oppure, come dicevo, con la tracollina. Eccola qua. Quindi agganciando la tracolla, quindi si può utilizzare in questo modo. Quindi questa borsetta è troppo carina. Anche il materiale non è male, è finta pelle, però è rifinita secondo me molto bene. Molto carina, sono contenta di averla ordinata. Quindi questo mio primo ordine in questo sito, insomma, è andato bene. Spero che arrivino presto il resto delle cose che abbiamo ordinato, così ve le mostro. Ciao. Ciao, allora siamo all'indomani, mi avete visto ieri che vi pacchettavo un paio di cose che mi sono arrivati. Allora, il corriere non è arrivato, quindi non mi ha portato il resto delle cose che aspettavo, probabilmente arriveranno
in questi giorni, quindi se riuscirò, includerò in questo video anche, insomma, le altre cose che mi devono arrivare. Nel frattempo, visto che mi stavo truccando perché devo uscire, ho detto, vabbè, attivo la telecamera così lo faccio in compagnia delle persone che mi seguono. E quindi, ho già iniziato con la base, ho messo anche fondotinta, vi faccio vedere velocemente che cosa ho utilizzato. Allora, mi sono messa prima questo siero alla vitamina C, poi la crema per il viso alla vitamina C. Naturalmente prima ho detersivato il viso, lavato, tonica, tutte queste cose qua. E poi la protezione solare fattore 50, che ormai la utilizzo tutti i giorni. Si dovrebbe in teoria utilizzare anche in inverno, perché a volte il sole è nascosto tra le nuvole, però diciamo, noi non lo sentiamo, ma c'è. Però io comunque lo sto utilizzando dalla primavera in poi. E niente, quindi ho fatto tutto questo. Ho messo il fondotinta, no, oggi ho messo la crema colorata. Sì, non ho messo il fondotinta, ma la crema colorata. Questa qui, dove all'interno contiene l'acido ialuronico, quindi è fantastica perché fa anche da crema. Oltre ad essere l'effetto molto naturale sul viso, e più essendo che c'è l'acido ialuronico, è perfetta. Questa è della mia, ve la straconsiglio. È fantastica, si adatta a tutti i tipi di pelle. È perfetta, veramente bella. E niente, poi la cipria, poi ho messo un poco, poco di illuminante, tutto sempre della mia. E niente, ora mi stavo truccando con le tonalità del rosa, siccome ho messo questa maglia nera in cotone nera così. Tre quarti, e allora per non essere troppo scura ho detto andiamo sui toni del rosa, e quindi sto mettendo questo ombretto rosa qui liquido. Però prima di passare a questo ombretto volevo fare una cosa, volevo mettere una matita bianca che comprata un tanto tempo fa, neanche mi ricordo dove, comunque, e la devo temperare a proposito, visto che da tanto che non la utilizzo. La vorrei mettere all'interno dell'occhio per fare un effetto ingrandimento, cioè per ingrandire lo sguardo, l'occhio, insomma. E allora la voglio mettere non in tutto l'occhio, ma una parte dell'occhio, quindi partendo da qui all'inizio fino a metà e mi fermo a metà. Guardate già la differenza tra un occhio e un altro, come dà lo sguardo. Ecco, mi allontano, forse lo vedete meglio. Effetto più, insomma, ingrandimento, appunto, ingrandisce lo sguardo, quindi metà di nuovo, ecco qua, ingrandisce l'occhio, la matita bianca oppure nude beige, quella più chiara. Insomma, ho voluto fare questa cosa. Sì, va bene. Ora poi proseguo con il resto, quindi vado all'ombretto liquido rosa che vi stavo dicendo. Lo metto qua, così illumino un po'. Qui, qua sopra invece ho messo l'ombretto in polvere rosa. Invece qui questo è liquido, così dà un effetto più illuminante. Illuminiamo un po' tutto, poi con le dita io lo vado a stendere e così sia anche si assorbe, si asciuga. Ok, sì, va bene così, una cosa molto semplice. Adesso mi metto la matita, ora scelgo la matita e poi un bel rossetto. Eccomi qui, ho messo mascara, ho messo matita, ho messo anche la matita contorno labbra, questa qui rosa. Questa era quella, una vecchia matita che avevo della Faberlic, e adesso metto invece il rossetto, questo qua è lunga tenuta. Semi matte, sì, questo è un bellissimo rosa, un rosa fragola credo che si chiami, vediamo se c'è scritto, credo di sì, perché troppo piccolo non lo vedo, vabbè, rosa fragola comunque, questo qua bellissimo, è così, diamo un po' di colore a questo look scuro. A posto, va bene, adesso sono pronta per uscire, sistemo i capelli, gli metto il profumo e vado, poi vi faccio vedere tutto insieme come sono vestita. Eccomi pronta, questo è il look di oggi, il maglioncino in cotone nero che vi dicevo, i jeans,
scarpe comode, non so se riesco a farvele vedere, e questa borsa colore cuoio, insieme in pelle color cuoio. Questo è il risultato del mio make-up, lo faccio vedere. Un po' di colore ci sta a questo look oggi nero. Non è proprio un colore tipico primaverile, ma vado è in cotone, tre quarti che devo fare se non lo utilizzo adesso, quando lo devo utilizzare. Adesso vado, non c'è bisogno della giacca perché fa caldo. Piccoli acquisti che ho fatto in questo momento al mercato, sono appena rientrata. Allora ho preso questa, i pantaloni sono lunghi, un po' larghi, così molto comodi, color beige, con questa catena applicata qui, color oro, che fanno la rifinizione. Il beige lo posso adattare dappertutto, posso mettere sopra qualsiasi maglia, maglietta, camicia di qualsiasi colore, e quindi li ho voluti prendere, sono belli freschi, larghi. E questo è il primo acquisto che ho fatto, e poi ho comprato un po' di pomodoro per fare insalata, per fare appunto l'insalata di pomodoro, due confezioni di fragole, due piccole confezioni di fragole, costavano 1 euro l'uno, ho detto neanche a lasciarli lì, prendiamoli subito. E poi cosa c'è qua? Vediamo cosa c'è in questa busta. Sì, una confezione di bicchieri, questi di carta per il caffè. Questi qua, il decoro era carino, mi piacevano, ho detto vabbè, 1 euro e li ho presi. E poi un piccolo pensierino da fare a un bimbo, eccolo qua, questa confezione qua, al mercato li acquisto che costano poco, e qua ci sono i supereroi, non so esattamente chi, qualche personaggio dei supereroi. E poi cos'altro? Niente, le fragole che già vi ho detto sono messe qui dentro, ve le faccio vedere. Eccole qua, adesso le andrò subito a lavare, le taglierò a pezzettini, gli metterò una bella spremuta di arancia e così sono pronte per essere mangiate. Un profumo. Guardate quanto fagiolino, mi hanno regalato all'incirca un 3 kg di fagiolino. Guardate qua, voglia di cucinare qui. Invece sono stata MD e ho preso il brodo di manzo, ne ho prese due di queste, io li devo andare a posare. Poi questo qua è troppo carino, questa piccola tortiera a forma di cuore con la cerniera, proprio piccolissima, l'ho presa proprio perché mi ha fatto simpatia, 1,99 euro, una cosa del genere. Poi ho fatto un po' di scorta della pasta, questa qua, d'avena, rigatoni, mezzi rigatoni, quindi due di queste confezioni, due di sedanini, questi con farina di lenticchie, uno e ciao a tutti, buon lunedì! Finalmente sono arrivati la rimanenza dei pacchi che avevo ordinato, eccoli qua, uno, due e tre. Allora, uno è da Temu, vediamo qual è questo è da Temu, gli altri due sono appunto la rimanenza dei prodotti che abbiamo ordinato da AliExpress. Allora, partiamo da questi, così continuiamo con questi qui. Vediamo, come vi dicevo, molte cose, la maggioranza delle cose sono le ordinate di mio marito, quindi magari non bisogna neanche dire che cosa sono. Sono diciamo delle accessori, alcune cose che gli servivano per la sua automobile. Quindi vediamo un po'. Vediamo se riusciamo a chiederci qualcosa. Apriamo, 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 ecco tutto ben sigillato. Ecco, infatti, qui non ci capisco niente. Sono dei pezzi di. C'è anche l'ago per cucire, insomma. Ecco, pezzi tipo semi in pelle, dove lui deve fare delle definizioni appunto della macchina. E qua con tutti gli accessori, c'è il filo e l'ago, quindi per cucire tutto. Quindi queste sono cose che appunto riguardano lui. Vediamo cos'altro c'è nell'altro pacchetto. Vediamo un po', spero che sia stavolta arrivato tutto quello che aspettavamo, così ci siamo tutti il pensiero. Allora, qui cosa c'è? Un'altra cosa. Ah, ok, ho capito questo che cos'è. Questo qui è il portacellulare che si mette in macchina. Ecco, fatto così, carino, tipo con la calamita. Ecco, questa è una cosa carinissima, con la calamita, molto molto carino. Questo, molto bello, almeno quello si è capito. Poi cos'altro c'è?
questo immagino che sia pure una cosa sua, che ha ordinato lui, non lo so, perché giustamente qua è scritto tutto in cinese, per cui non si sa, si deve aprire per capire cosa c'è. Sono tutti comunque pacchettini ben sigillati tra di loro singolarmente. Vedete, qui all'interno c'è proprio anche ulteriore carta o il cartone, oltre la carta esterna, il cellophane, diciamo, esterno. Vediamo cosa c'è qui dentro. Questo dovrebbe essere, sì, è quello. Ok, il cambio. In pratica ha comprato lui il cambio per rinnovare quello suo che era un po' sciupato e ha preso questo, il cambio. Eccolo qua. Perfetto, è arrivato bene. Poi, ultime due cosine. Uno è mio, sicuro. Vediamo qua cosa c'è. Allora, questi sono degli orecchini che ho preso per me. Andiamoli ad aprire subito, subito. Taglio perché tanto le due bustine non mi servono. Sono color oro, giallo, oro giallo. È naturalmente una bigiotteria, però in oro giallo. Vediamo un po' com'è, come si presenta, appunto, visto che è la prima volta che ordino qui. Ma che carini che sono! Sono molto belli, sono fatti così intrecciati. Guardate, aspetta che se si ferma, ecco, molto molto carini. Voglio provare subito per vedere, cioè il gancetto vabbè messo lì nella bustina. Ah, vabbè, perché non riesco a entrarlo, perché è il bello della vita. Belli, molto carino. Lo tengo perché c'è il gancetto che dentro la busta pure che mi cade. Molto belli, belli, mi piacciono. Anzi, me li metto e ve li faccio vedere. Ecco qua, ne ho messo intanto solamente uno per accelerare i tempi. È molto carino, questo l'ho pagato pochissimo, all'incirca 1,50 euro, però è bello, un metallo molto bello, mi piace. L'altro pacchettino, vediamo cosa c'è. Dovrebbe essere sicuramente qualche altra cosa che ha a che fare con l'automobile. Aspettate che è caduto giù. Eccomi. Vediamo cosa c'è. Mi sa che in questo pacco per me c'erano solo gli orecchini, nell'altro sono più cose per me. Ecco, e qui c'è un altro accessorio della macchina. Ecco. Vabbè, sono cose che riguardano l'automobile, va bene. Queste sono le cose che ha preso per lui. Adesso vi mostro invece l'altro pacchetto e tutte le cose che ho preso per me. Vediamo cosa c'è nel pacco della Temu, che poi ho capito che la pronuncia giusta sia Timu. Diciamo Temu è come è scritto, però si pronuncia Timu. Anche se viene difficile perché ero abituata a chiamarlo Temu, però so che si pronuncia così. Ok, apriamolo e vediamo qua. Allora, è arrivato innanzitutto con un'altra busta, che io questa la riciclo, la trovo comodissima perché ha la chiusura, comoda, comoda. Ok, quindi questa è tutta da riciclare. Allora, qui dovrebbe essere quasi tutto per me. Ho preso una piccola borsettina bianca, quindi nell'altro pacco era quella la nera, in questo caso invece bianca. Piccola pochettina molto graziosa, guardate che carina. Con le rifinizioni con oro e oro giallo, vediamo, dovrebbe esserci la tracolla, esatto. È piccolina, però per le cose diciamo indispensabili, cellulare, portafoglio, insomma ci sta. E questa è la tracolla fatta così in stoffa, eccola, molto carina. Sì, carina, carina, sì, mi piace. Poi anche quella l'ho presa, una piccola cifra. Poi cos'altro c'è? Questo qua cos'è? Non lo so, se è una cintura, vediamo. Apriamo subito, vediamo che cos'è. Ah, non è una cintura, questa è una cravatta che ho preso per mio marito, eccola qua. È fatta particolare nel senso che è già con il nodo fatto, ha l'elastico, però devo capire come funziona, comunque blu così. E poi ha una cerniera qui. Ah, ecco, quindi con questa si regola, diciamo, per regolare, insomma, queste
deve regolare tramite questa cerniera. Anche questa l'ho presa una piccola cifra e quindi l'ho voluta prendere. Va bene. Quindi questa ora va lì. Poi ho preso questi qua per etichettare i contenitori dove metto la pasta o altre cose. Sono molto carini, sono diversi fogli all'interno e quindi questi li trovo poi. Ecco, ce ne stanno due confezioni. Poi ho preso questo qua che mi piaceva, molto bello, molto grande, per prendere la pasta quando magari una piccola quantità di pasta, per non usare lo scolapasta grande. C'è questo qua che è bello grande comunque, per la pasta o altre cose. Insomma, molto grande, carino, mi piaceva anche il colore. Anche questo l'ho pagato meno di 2 euro. Molto carino. Giallo è il manico arancione, si può anche appendere, ma io lo preferirò, è molto bello. Poi quest'altra cosina particolare è una spazzolina che serve per pulire le scarpe, tipo scarpe da tennis. In pratica qua dietro va inserita il detergente con la quale noi vogliamo pulire e da questa parte c'è la spazzolina dove noi andiamo a passare e pulire la scarpa, mentre premiamo qua e facciamo uscire da questa parte il prodotto che abbiamo inserito e poi contemporaneamente andiamo a lavare. Quindi è molto comoda, poi ve ne parlerò, vediamo come mi trovo. Altre due cosine, cosa c'è qua? Una cosa è volata, oggi mi vola tutto. Ok. Allora, un altro paio di orecchini molto carini e poi questo qui l'ho preso pure una sciocchezza, il tubo per la doccetta. In questo caso io lo utilizzerò per lavare i capelli, siccome di solito li lavo nella vasca da bagno, però se voglio utilizzare invece il lavandino che mi viene più comodo, basta, spero che vada bene nel mio lavandino, basta applicare nel rubinetto questa parte qua e con lo spruzzino, quindi visto che è più insomma allungabile. Tipo come quelli effetto dei parrucchieri, posso lavarmi i capelli, ve ne parlerò anche questo, spero di trovarmi bene. E poi qua ci sono un set di vestitini con tutti gli accessori per la Barbie. Vediamo un po' cosa vi posso far vedere. Ci sono esattamente tutti i vestitini di varie fantasie, guardate, c'è un misto, ce ne sono tanti. Tanti vestitini e poi come accessori ci sono le scarpe, scarpette, il diadema, le piccole coroncine quindi con vari colori, insomma tante cosine, stivaletti, scarpe di tutte le forme di tutti i colori, va a abbinare proprio ai vestiti. Poi penso qualche collanina, insomma queste cose qua, questi naturalmente. Perché ho avuto una coroncina, la vado a prendere, non sono per me. È passato il tempo che giocavo con le bambole. Allora, qui invece ci sono altri orecchini. Stavolta mi sono lanciata con gli orecchini color oro giallo, perché ho tante cose colore argento. Allora ho voluto prendere questi. Oh, ma che belli pure questi, molto graziosi. Eccoli qua. Guardate che belli, anche questi mi piace tantissimo. Quindi uno è così e uno è così. Quale vi piace di più? Belli tutti e due, secondo il mio gusto, naturalmente. Questo è tutto, non c'è più niente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Purtroppo il video è diventato molto lungo con tutte queste cose che vi ho fatto vedere. Quindi vi saluto, ci vediamo presto con un altro video. Ciao!